Icona della WWE negli ultimi 25 anni, Triple H è ormai un wrestler part-timer. D'altro canto però è un impegnatissimo uomo d'affari, vicepresidente esecutivo della federazione più importante del mondo. Anche chi non ha familiarità con il wrestling moderno sa che queste sono le note della canzone che accompagnano l'ingresso sul ring del Re dei Re. Icona storica della World Wrestling Entertainment, oltre a salire sul quadrato sporadicamente, come già accennato prima, il triplo ha sposato Stephanie McMahon e ricopre il ruolo di COO proprio sotto a Vince, il padre di sua moglie. Insomma, si può tranquillamente dire che gestisce in toto la baracca. Il suo fido Martello da Fabbro, fedele compagno di mille battaglie, l'ha ormai lasciato da parte, ed è molto più facile vederlo in giacca e cravatta. Quindi analizziamo insieme questa bellissima intervista uscita su Gazzetta ad opera di Giuseppe Di Giovanni per scoprire tutti in retroscena e capire le impressioni che ha l'assassino cerebrale sul suo ruolo in WWE e sulla federazione stessa al giorno d'oggi. Oggi è tutto su un altro livello. Contribuire allo sviluppo dei nostri talenti, dare dei consigli, cercare di spingerli è qualcosa che non ha prezzo. Cerco di dare linfa ai loro sogni e mi rivedo in loro, pensando a quando ero giovane. Per me è fondamentale che i bambini guardino da casa e sognino di diventare dei lottatori professionisti. Globalizzare il prodotto era il mio obiettivo, e NXT UK ci ha regalato talenti come Pete Dunne e Rhea Ripley, che ora è la campionessa di NXT in America. Ragazzi come Finn Balor, Tony Storm e tantissimi altri qualche anno fa non avrebbero mai pensato di arrivare in WWE. Fabian Aichner è un talento puro, non so se diventerà campione subito, ma il futuro è tutto suo. Bruno Sammartino è una leggenda che ha fatto la storia del wrestling, ripercorrere le sue orme sarebbe qualcosa di strabiliante. È il prodotto che oggi è cambiato. I ragazzi che si allenano al Performance Center, sia a Orlando che a Londra, sono atleti fenomenali. L'impatto fisico e la velocità attuale nel ring è nettamente superiore a prima. I personaggi del passato erano iconici, ma io ho grande fiducia nel puzzle che stiamo costruendo verso il futuro. Sean vive con grande eccitazione i match che si disputeranno a Blackpool. Lo coinvolgiamo sempre di più nei nostri progetti, è vicino ai nostri talenti e si diverte come un bambino. Vince McMahon mi ha insegnato che bisogna dire mai dire mai. Parliamo di due talenti puri, che non scopro di certo io. Sarebbe sicuramente una gran cosa per i fan, perché si tratta di due fantastici atleti. Ma oggi non conta solo il talento. Per rimanere a galla in questo business serve altro, anche nei piccoli comportamenti. È questo che proviamo a insegnare ai nostri ragazzi. Non lo so, intanto godiamoci i nostri talenti. Uno su tutti nel main roster? Drew McIntyre. Lavora sodissimo, fece bene 10 anni fa quando era poco più che un bambino. Ora è ancora giovane e sta andando alla grande. Io intanto continuerò a girare l'Europa e il mondo alla ricerca di altri potenziali campioni, portando la nostra disciplina in giro, statene certi. Bene, questo mini video, questa mini intervista potrebbe concludersi qui, però possiamo trarre delle somme ben precise. Potrebbero essere delle risposte di cartello, insomma, di facciata, perché magari proprio per non sbilanciarsi troppo risponde con circostanza, ma quello che emerge da tutto ciò è che nonostante si parli di tempi bui, futuro incerto e tutto quello che volete, la volontà della WWE è di continuare a espandersi globalmente, come hanno fatto in Arabia, come hanno fatto in India, come hanno fatto in Europa, quindi fare incetta di talenti per rendere i propri show sempre più internazionali e spettacolari, perché, approfondendo proprio uno dei punti di questa intervista, il wrestling, volente o nolente, si è evoluto. Vedere gente come Ricochet, come Seth Rollins, come Buddy Murphy, Aleister Black, insomma questi atleti incredibili che sono quasi dei ginnasti prestati alla disciplina, era impensabile alcuni anni fa. Certo, la lucha libre è sempre esistita, ma secondo la mia modesta opinione questi stanno evolvendo, live flying, ad un altro livello. La postilla su CM Punk e AJ Lee è ovviamente una bella paraculata, perché non direbbe mai ok, CM Punk sta tornando, ok, AJ Lee potrebbe tornare, ma semplicemente ha risposto con un mai dire mai per lasciarci in bilico coi dubbi, anche se le ultime uscite di Punk non sembrano promettenti per un futuro nella compagnia di Stanford. Mentre è bello vedere la maturazione che lui e Shawn Michaels hanno raggiunto invecchiando, un po' come il vino, perché le voci, soprattutto della vecchia clique, ovvero che questi gestivano un po' il backstage quando erano degli atleti, decidevano gli esiti, i risultati, chi far vincere, chi
pushare chi non pushare nonostante non avessero dei ruoli dirigenziali è una bella notizia, perché valorizzare chi merita è la base per offrire un prodotto di alto livello. Speriamo che le parole riguardo Fabian Aichner non siano solo buttate lì per darci il contentino a noi italiani che leggeremo questa intervista su Gazzetta, che ringrazio nuovamente per avermi concesso di riprendere appunto questo intervento del triplo, ma che davvero per una volta gli italiani non siano visti come il tamarro o il simpaticone che non sa parlare inglese o ha quell'accento marcato da ignorante come era Santino Marella. Noi abbiamo avuto il più grande campione di sempre in WWE, Bruno Sammartino, anche se allora non era WWE ed era altro wrestling. Però, in sintesi, possiamo riassumerla così. Finché Triple H avrà un ruolo importante in questa compagnia, e chissà, magari dopo Vince McMahon la prenderà tra le sue mani, possiamo star certi che ci divertiremo veramente tanto. Quindi grazie per essere passati, ringrazio Giuseppe Di Giovanni e Gazzetta, l'ho già fatto 3 volte ma è doveroso, per avermi permesso la realizzazione di questo video, e io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!